Professor Sciama, lei è stato testimone di mutamenti straordinari nelle ricerche cosmologiche. Quali sono stati, a suo avviso, i principali progressi nello sviluppo della moderna cosmologia? I think a good place to start un punto significativo da cui prendere le mosse è probabilmente il momento in cui iniziai le mie ricerche negli anni 50. There was only one a quell'epoca disponevamo di un'unica base di osservazione per la discussione cosmologica. Si trattava naturalmente di un fatto molto importante, cruciale, la scoperta di Hubble's che l'universo è in espansione. And we knew the Hubble law. Venimmo a conoscenza della legge di Hubble, che afferma che tanto più una galassia è lontana da noi, tanto più grande è la sua velocità di recessione, in maniera esattamente proporzionale alla sua distanza. È facile da capire. Ciò offriva l'immagine di un universo uniformemente in espansione, che ci diceva che doveva esserci stato uno stato molto denso circa 10.000 milioni di anni fa. Not a very long time, non un tempo molto lungo. In termini astronomici, solo tre volte circa più indietro nel tempo rispetto a quello in cui la vita cominciò sulla Terra. A quell'epoca tutte le galassie sarebbero state accatastate le une sulle altre e noi avremmo avuto origine da un Big Bang. Era questa l'immagine che avevamo dell'universo a quell'epoca, ma questo era l'unico fatto basato sull'osservazione di cui disponevamo. Avevamo l'abitudine di scherzarci sopra e di dire che è sorprendente quanto si possa andare lontani quando si conosce un unico fatto. Il successivo passo importante venne compiuto nel 1965 con la scoperta, avvenuta quasi per caso, di una radiazione che si propaga attualmente in tutto l'universo, osservabile alle lunghezze d'onda radio, che è ciò che rimane della caldissima radiazione associata al Big Bang. Noi parliamo oggi di un Big Bang caldo. Questa radiazione può essere studiata in grande dettaglio da un radiotelescopio. Si possono osservare in questo modo direttamente i primissimi stadi dell'universo. Questo era dunque il secondo fatto di cui disponevamo. Avevamo l'abitudine di scherzarci sopra dicendo che quando sei a conoscenza di due fatti puoi fare molte cose. In seguito ha avuto luogo uno sviluppo straordinario sia delle osservazioni che della teoria del Big Bang caldo. Professor Sciama, secondo lei ci sono attualmente delle ragioni per dubitare del modello del Big Bang? Si può dire che al giorno d'oggi le ricerche cosmologiche stanno andando oltre l'ipotesi di un inizio assoluto dell'universo? Credo che ci siano veramente pochi dubbi oggi sulla correttezza dell'immagine di un Big Bang caldo. E lo dico pur essendo stato in gioventù un sostenitore del punto di vista alternativo portato avanti dai cosmologi di Cambridge, Hoyle, Bond e Gould, secondo cui non ci fu alcun Big Bang e l'universo era in uno stato stazionario con le galassie che si allontanavano da noi, ma con nuove galassie che si formavano nello spazio intermedio, poiché si crea continuamente nuova materia. La teoria dello stato stazionario dell'universo invece è, secondo molti astronomi, computata da una serie di osservazioni e dunque oggi il Big Bang caldo è fondato con una certa sicurezza. Potrebbe essere interessante menzionare almeno un esempio particolare di prova derivante dall'osservazione. Ci sono attualmente molte prove provenienti da diversi aspetti dell'indagine. Una di esse in particolare è molto specifica ed illustra il modo in cui, utilizzando una rete di argomenti, si possono compiere progressi in campo cosmologico. Se si studiasse lo stato dell'universo pochi minuti dopo il Big Bang, le temperature risulterebbero di milioni di gradi e queste alte temperature provocherebbero delle reazioni nucleari che potrebbero portare alla formazione di elementi come l'elio, a partire dalla materia elementare esistente in precedenza, come i protoni e i neutroni.
Si potrebbe calcolare quanto elio sia stato prodotto da queste reazioni nucleari e confrontarlo con l'abbondanza di elio osservata oggi dai moderni astronomi con telescopi moderni. Poiché riteniamo che una parte molto piccola di elio sia stata creata nel corso di processi di formazione delle stelle, possiamo allora misurare direttamente la quantità di elio creatasi nel Big Bang. Ora, per calcolare il risultato di queste reazioni nucleari, bisogna sapere quanto tempo l'universo abbia trascorso in questo primo stadio caldo, favorevole alle reazioni nucleari, e che il tempo stesso dipende dalla densità dell'universo, e che questa densità non era determinata solo dalla radiazione ad alta temperatura di milioni di gradi, ma anche da particelle note come neutrini, che sarebbero state create a queste altissime temperature e che avrebbero contribuito alla densità totale. Sappiamo dalla moderna fisica delle particelle che esistono differenti tipi di neutrini con diverse proprietà e ognuna di esse avrebbe in quel momento contribuito alla densità. Ma fino a poco tempo fa, i fisici, compiendo misure in laboratorio, non potevano escludere che esistessero molti tipi di neutrini di quanti non ne fossero stati scoperti. Ne sarebbero potuti esistere addirittura un migliaio. Ma dal momento che ogni tipo contribuisce nell'universo più remoto alla densità e dunque alla quantità di elio, se disponiamo di una misura accurata della quantità di elio, possiamo limitare il numero dei tipi di neutrini. 4 o 5 anni fa, quando i fisici ancora dicevano che ne sarebbero potuti esistere un migliaio, i cosmologi affermavano che non dovevano essercene più di 3 o al massimo 4. 2 mesi fa i ricercatori del CERN hanno annunciato un risultato definitivo, ne hanno ottenuto 3 tipi, esattamente il numero a cui i cosmologi erano arrivati 5 anni prima. Ora, il risultato ottenuto dai cosmologi dipende dalla correttezza dell'immagine del hot Big Bang. E il fatto che questo risultato offrisse un numero così preciso e corretto ancor prima che esso venisse confermato in laboratorio ci dà fiducia nella correttezza dell'immagine del hot Big Bang. Quanto ci ha detto sulla nascita del cosmo? Si consenta di chiedere, come concepisce il futuro dell'universo? This is one of the main questions to which cosmologists still have no answer. È questa una delle principali domande alle quali i cosmologi non sanno ancora dare una risposta. Quale sarà lo sviluppo futuro dell'universo? Se si accettano le nostre idee attuali, in particolare la teoria della relatività di Einstein, ci sono 2 alternative principali e non sappiamo quale sia quella corretta. Nell'una l'universo si espande per sempre, divenendo sempre più diradato, mentre nell'altra conveniamo che l'espansione dell'universo sta probabilmente rallentando, poiché le galassie e la materia che si trova fra le galassie agisce in senso gravitazionale e questo effetto gravitazionale rallenta l'espansione, così come se si lancia una palla dalla Terra la gravità ne rallenta la corsa. Come spesso diciamo di questa discussione, abbiamo le stesse 2 alternative. Nel caso che lanciamo la palla molto fortemente, allora essa sfugge al campo gravitazionale della Terra e si spinge fino a distanze molto grandi, all'infinito, come si dice. Se la si lancia piano, allora naturalmente essa arriva a una certa altezza e poi torna giù. Ciò che vogliamo sapere nel caso dell'universo è se la gravità che agisce è abbastanza grande da rallentare l'espansione, da portarla ad un arresto, e allora l'espansione si invertirebbe in una contrazione sotto l'effetto della gravità e avrebbe luogo un collasso in uno stato in qualche modo simile al Big Bang. Talvolta, scherzando, chiamiamo questo stato finale Big Crunch, grande compressione, e questa è una possibilità. L'altra è che la gravità non sia sufficientemente rilevante. Potremmo allora supporre che essa rallenti un po' l'espansione, ma non abbastanza per interromperla del tutto.
L'espansione continuerebbe così per sempre. Ora, per decidere quale di queste due immagini sia corretta, dobbiamo misurare la quantità di materia nell'universo, stabilire quale sia la sua densità media e se essa è sufficiente a causare nuovamente un collasso. La difficoltà è costituita dal fatto che la materia facilmente visibile nelle stelle e nelle galassie non può essere tutta la materia che esiste. Se fosse tutta la materia esistente, saremmo quasi certi che non ci sarebbe abbastanza materia da arrestare l'espansione e che allora l'universo si espanderebbe per sempre. Ma uno dei grandi temi della moderna cosmologia è rappresentato dalla cosiddetta materia oscura, la possibilità che possa esistere molta più materia in forma invisibile di quanto non ce ne sia in forma visibile. Sappiamo per certo che tale materia oscura debba esistere in una galassia individuale, in quanto le proprietà dinamiche delle galassie mostrano che c'è più gravità all'interno di una galassia di quanto ne possa essere attribuita alla sua materia visibile. Si può dunque ritenere possibile che l'intero universo contenga una certa distribuzione di tale materia oscura, e la sua quantità potrebbe essere sufficiente a rendere la gravità abbastanza forte da causare di nuovo un collasso. È un big crunch. Ora la domanda centrale è: quanta materia oscura esiste? Questo problema è oggi allo studio ed è un argomento molto affascinante, perché c'è anche il problema della natura della materia oscura, e una di queste stimolanti possibilità è che essa abbia la forma di strane particelle elementari create nel Big Bang caldo e sopravvissute fino ai giorni nostri, e che possiedano abbastanza massa e densità da fornire quella materia oscura di cui stavo parlando. Essa potrebbe perfino avere la forma di una particella la cui esistenza non è stata ancora stabilita con certezza in laboratorio. Per questa ragione, la fisica delle particelle è ora entrata a far parte della cosmologia in grande, e c'è una viva discussione fra i cosmologi e i fisici su queste possibilità. Esse sono molto affascinanti, ma per le incertezze derivanti sia dalla fisica delle particelle sia dalle osservazioni astronomiche, il suo futuro ci è ancora sconosciuto. Arrivederci, Venezia! Meraviglioso questo pallone! Di questo passo ce ne arriviamo sulla Luna. Sì, speriamo di scendere sull'altra faccia, quella che non possiamo vedere dalla Terra. Sono curioso di vedere cosa c'è da quella parte. Io mi trovo meglio a casa mia. Incredibile. Christian? Sì?
Non è fantastico? Fantastico? Ah, il fatto che qui sugli alberi crescano trombe e controfagotti, beh, questo non mi sorprende tanto, ma che ci siano dei ciliegi, come a casa nostra, questo sì che è strano. Signor Barone? Sì? Ci saranno degli uomini e delle donne? Ma certo, Christian, qualcuno dovrà pur mangiare le ciliegie quando saranno mature. Fin qui ci ha parlato dell'universo. Ci viene spontaneo chiederle, qual è il posto dell'uomo in tutto questo? The problem about the existence of man and intelligent life. Il problema dell'esistenza dell'uomo e di una vita intelligente ci porta a discutere il cosiddetto principio antropico. Il problema è che affinché la vita si sviluppi è necessaria quella che ora chiamiamo un'armoniosa sintonia nelle leggi di natura e nelle proprietà delle singole particelle. For instance, if you change the charge on the electron a little bit, anche solo un po' la carica dell'elettrone, si trasformerebbe drasticamente la chimica organica e quindi la biochimica non potrebbe operare nel modo che sappiamo. Per altri aspetti, l'apparizione della vita dipende molto sensibilmente dalla costanza delle leggi di natura, che devono rimanere esattamente quali sono. Per questa parte della discussione non c'è il dibattito, si dimostra facilmente. Tutti siamo d'accordo su questo punto. La questione molto controversa è piuttosto quella del significato di questa armoniosa sintonia. Perché l'universo è accordato tanto meravigliosamente da permettere a noi e ad altre forme di vita intelligente di svilupparsi? Per quanto mi è dato da vedere, ci sono tre risposte possibili a questa domanda, tra le quali la mia preferenza va decisamente ad una. La prima risposta è che ci può essere stato un completo mutamento, le leggi possono essere state diverse, la costanza della natura può essere cambiata, ciò non è rilevante visto che è semplicemente accaduto quasi per caso che si siano create quelle possibilità particolari che hanno condotto fino a noi. Sebbene tutto ciò sia possibile da un punto di vista logico, io non lo trovo plausibile e ritengo sia difficile credere che le cose siano andate così. Io stesso mi sforzerei molto per trovare un'altra spiegazione più convincente. La seconda è che ci sia un Dio, che Dio consideri l'umanità come lo scopo ultimo della creazione, o certamente come uno scopo importante. Dio vuole che noi ci sviluppiamo e dunque accorda l'universo in modo tale da essere certo che ci venga data la possibilità di svilupparci. Naturalmente sono in molti ad accettare questo punto di vista religioso. Per quanto mi riguarda è per me difficile crederci, ma ancora una volta va detto che esso è logicamente possibile. C'è poi una terza spiegazione, che appare a prima vista un po' stravagante, ma che io sono pronto a difendere. Sia chiaro, non l'ho inventata io, tuttavia la condivido. L'idea che il nostro universo non sia l'unico esistente, che non sia l'unico universo dell'intera realtà, che esistano altri universi separati dal nostro. In effetti, avendo più universi, si può pensare alla possibilità di molteplici strutture. Tutti questi universi esistono in realtà, ma naturalmente molti non hanno queste proprietà armoniosamente accordate, per cui in essi non potremmo esistere. Ovviamente dobbiamo esistere in uno di questi universi particolari che abbia appunto le proprietà necessarie alla nostra esistenza. Da questo punto di vista non siamo importanti nello schema delle cose, ma essendo quello che siamo tramite una selezione, dobbiamo occupare un universo che possa condurre alla nostra esistenza. Quindi l'armoniosa sintonia non è più un enigma, non è un mistero, è quasi troppo facile spiegarla. Non di meno ho la sensazione che un punto di vista tanto affascinante, anche a costo di evocare tutti questi altri universi, sia la spiegazione naturale. Professor Sciama, secondo lei, quali sono i criteri per stabilire il progresso nella scienza e in particolare nella cosmologia? Well, in science we make progress by Nella scienza i progressi vengono realizzati grazie a un insieme di esperimenti e di osservazioni da un lato e di teoria dall'altro. I don't think it's
Non credo sia utile tentare di formalizzare la relazione che intercorre tra questi due metodi per progredire nella scienza. Essi tendono ad intrecciarsi molto rapidamente. Si ha l'immagine elementare di brutti fatti che vengono prima scoperti e sui quali poi si teorizza. Ma quanto più l'oggetto di indagine si fa complesso, tanto più il processo per ottenere nuovi fatti richiede molta teoria. C'è un intreccio molto delicato tra le due procedure che non credo sia utile tentare di districare. Basta mettere in pratica i due metodi su un certo oggetto e vedere come il progresso risulti accresciuto dalla loro unione. Quando si fanno nuove scoperte, in particolare scoperte derivanti dall'osservazione, ci si trova in genere al limite in cui la tecnica di osservazione diviene problematica. Gli effetti che si stanno cercando di osservare sono mascherati negli errori. E tipicamente quando viene rivendicato un nuovo risultato, derivante dall'osservazione, tutti gli esperti discuteranno se crederci o meno. La conferma verrà dunque effettuata da altri. Il tutto è dunque mal definito. Non è importante. Ma qualunque cosa facciamo al momento per ottenere un progresso, vengono realizzati ulteriori miglioramenti della tecnica di osservazione, così che in seguito diviene chiaro quali erano i risultati corretti di questa prima fase ancora incerta. Ma in questa seconda fase si hanno nuovi risultati che sono a loro volta incerti e così il processo va avanti. In ogni momento ci sono questioni oggetto di vivo dibattito, ma in cui vengono accettate cose che erano aspramente dibattute 5 o 10 anni prima e quindi il progresso diviene manifesto. Sumarov assedia Bender, ma non attacca. Romanzov assedia Chotin e neanche lui attacca. E noi abbiamo in pugno Ochakov, ma Potemkin m'aspetta. Spero che questi signori si decideranno una buona volta. Potremmo attraversare la palude riempiendola di pietre e assalire la fortezza. No. È assolutamente ridicola. Ormai sono 10 mesi che assediamo questo posto, mentre nell'ultima guerra l'abbiamo preso in 3 giorni. Potemkin non vuole attaccare perché è comandante in capo e gli altri due aspettano perché vogliono il suo posto. Potremmo essere a Ochakov domani. Con il suo talento, mio caro Munchausen, lei potrebbe arrivarci anche oggi. Una delle cose che abbiamo imparato nella scienza è che ogni predizione sullo sviluppo futuro è quasi certamente errata. C'è una bella citazione di J.B.S. Haldane. Il mondo non è solo più bizzarro di quanto supponiamo, esso è più bizzarro di quanto non si possa supporre. Tuttavia compiamo dei progressi nella comprensione di cose bizzarre nell'universo, spesso in maniera inaspettata. Ora, ad esempio, stiamo tentando di determinare se la quantità di materia nell'universo sia sufficiente a fermare l'espansione ed avere un big crunch finale, oppure se essa non è sufficiente. Ma i risultati possono dipendere da qualche scoperta casuale che si verifichi fra un anno o due e che noi non possiamo facilmente anticipare. Se si considerano i principali problemi oggi in discussione nella cosmologia, ci si avvede che molti di essi non potevano essere affrontati 5 o 10 anni fa, perché non erano stati fatti i passi essenziali, ovvero uno sviluppo completamente nuovo nel campo della fisica delle particelle o un nuovo tipo di osservazioni.
Così potrei provare ad arguire che in futuro risponderemo agli attuali problemi meglio di quanto non stiamo facendo ora. Non abbiamo ancora raggiunto lo stadio in cui non ci siano più scoperte sorprendenti da fare, e io ho fiducia che anche nei prossimi anni faremo nuove scoperte di tipo del tutto inaspettato, che muteranno drasticamente il modo in cui riflettiamo su tutti questi problemi. Dunque, non credo sia utile fare delle previsioni dettagliate. And therefore, I don't think it's useful to predict in detail.